oggi partono i nuovi colori delle regioni, quasi tutte le regioni italiane passano in zona gialla, ma non è un liberi tutti, così avvisa il governo. Ci sono delle regole da rispettare, la mascherina è sempre obbligatoria sia all'aperto sia al chiuso, quando non si è in casa propria, a meno che non sia garantito l'isolamento, si toglie solo per fare sport e naturalmente per mangiare e bere. Niente ristorante, niente bar tra le 18 e le 5 del mattino, resta comunque la chiusura serale con il coprifuoco, restano chiuse al pubblico, ma ci sono il delivery o l'asporto entro le 22, appunto quando scatta il coprifuoco. Tra le 18 e le 22 si può entrare solo per effettuare l'acquisto e sempre evitando assembramenti. Per quanto riguarda i negozi, sono aperti senza limitazione di beni vendibili, ma nei festivi e prefestivi restano chiusi tutti i negozi dei centri commerciali e nei mercati che non siano sanitari o alimentari, tabacchi o edicoli. Gli spostamenti consentiti tra le 5 e le 22, ma solo nella regione in cui ci si trova, salvo come sempre per motivi di lavoro, salute o necessità e raggiungimento di seconde case. Visite a parenti e amici ammesse una sola volta al giorno, vietato andare anche dai parenti fuori regione se autosufficienti e in salute. Via libera alla caccia per quanto riguarda lo sport e il tempo libero, niente da fare però per palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono chiusi se non per attività agonistica. Lo sport di contatto è consentito solo all'aperto, sì a passeggiate, bici, attività motoria tra le 5 e le 22 con distanze di 2 metri dagli altri. E parte a Montecitorio, parliamo di crisi di governo, il cantiere sul programma, una tappa necessaria lungo la strada per arrivare al Conte Ter, che resta in questo momento l'opzione più plausibile. Roberto Fico convoca un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha consultato negli ultimi giorni dopo aver ricevuto l'incarico da Sergio Mattarella. Saranno circa una ventina di persone riunite nella Sala della Lupa di Montecitorio. Resta comunque un clima di incertezza a partire dalle scelte ancora una volta di Matteo Renzi, che non ha ancora dato il via libera all'indicazione di Giuseppe Conte come futuro presidente incaricato. E a quanto s'apprende non intende fare nomi. Roberto Fico ha detto dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. E con l'Italia che si è colorata quasi tutta di giallo, tutti di nuovo in classe da oggi. I circa 8 milioni di studenti italiani, compresi i 2,5 milioni delle superiori, anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l'ultimo DPCM. A rimanere a casa un'altra settimana sono gli studenti delle scuole superiori della Sicilia, diventata arancione, dove oggi ritorneranno tra i banchi i ragazzi della seconda e terza media. Per tutti gli altri la scuola era rimasta in presenza anche nei giorni scorsi. Ultimi in ordine di tempo a far ritornare i ragazzi delle superiori nei loro istituti sono le regioni Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Campania, Friuli, Venezia Giulia, per un totale di 976.668 studenti che si aggiungono agli altri delle medie in Sicilia. E nuovo incontro sul fronte Covid tra governo e regioni per rimodulare il piano vaccini a seguito dei ritardi della produzione e dopo l'approvazione da parte dell'AIFA del siero di AstraZeneca più adatto agli under 55. Ministri Boccia e Speranza incontreranno i governatori insieme al commissario Arcuri. Intanto all'aeroporto militare di Pratica di Mare sono arrivate 66.000 dosi del vaccino Moderna, saranno distribuite dall'esercito nelle regioni somministrate già dalla giornata di oggi. La Presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha annunciato che da AstraZeneca arriveranno 9 milioni di dosi aggiuntive rispetto alle 31 che aveva annunciato nel primo trimestre. Un'ultima notizia che riguarda le operazioni in borsa, attenzione perché dopo GameStop potrebbe esserci nel mirino l'argento. C'è stato un boom di ordini in attesa proprio dell'apertura dei mercati di oggi, quindi a breve sapremo davvero se quello che da qualche giorno circola sul web avrà luogo. Sarebbe l'argento il nuovo obiettivo delle legioni di piccoli traders che nei giorni scorsi hanno fatto esplodere le quotazioni di piccoli titoli come GameStop o BlackBerry. Mandato gambe all'aria, è il caso di dirlo, hedge fund che avevano invece scommesso sul ribasso dei titoli. Ci sono tanti indizi che farebbero presupporre che appunto il prossimo a essere osservato particolarmente sarà l'argento e noi lo guarderemo nel corso delle nostre dirette. Queste sono le principali notizie quando sono le 9:16.